Diamo il benvenuto a Giuseppe Caso nella sala stampa Bergamini. Ci sono tante domande per te oggi da parte dei colleghi giornalisti. Cominciamo con Pier Giorgio Giorno del Dot.it. Ciao Giuseppe, ci racconti com'è stato il primo impatto con la nostra città e come ti stai trovando con i nuovi compagni di squadra? Intanto buongiorno a tutti, vi ringrazio per avermi fatto queste domande. L'impatto con questa squadra è stato, direi, bellissimo, è stato un grande impatto perché questo è un grande impatto deriva soprattutto dal gruppo che c'è, dalla tifoseria che ho trovato, dalla società e sono davvero contento di come è iniziata questa stagione. Francesco De Filippo del Pendolo, come giudichi sin qui la tua esperienza in squadra e se senti di essere a tuo agio nel gioco proposto da mister Zaffaroni? No, mi sento super a mio agio, ma credo che come tutti gli altri ragazzi, perché abbiamo tutto per sentirci a nostro agio. E nel modulo di gioco mi trovo molto bene, come seconda punta mi trovo bene, posso anche variare in più zone del campo, però mi sto trovando benissimo. Fabio Mandato, parola di vita, qual è il calciatore a cui ti ispiri? Calciatore a cui mi ispiro, da piccolo ho sempre detto Tevez perché come ero partito come seconda punta, lui è una seconda punta e mi sono sempre ispirato a lui. Poi giocando sull'esterno ce n'erano altri, però adesso che sono ritornato a fare la seconda punta ti dico Tevez. Alfredo Nardi del Quotidiano, con Gori c'è una bella intesa, ma cresce anche quella con gli altri compagni. Quali potenzialità può ancora esprimere l'attacco, ma in genere tutta la squadra? No, la squadra, il potenziale della squadra lo scopriremo domenica dopo domenica, c'è solo da aspettare e poi l'intesa sta crescendo con tutti. Ovviamente con Gabriele ci conosciamo da tanti anni, a Firenze, Arezzo e quindi c'è una maggiore intesa tra noi, però come hai detto tu sta crescendo con tutti i miei compagni. Francesco Oliverio di Esperia, poco più di 2 mesi di lavoro, di certo c'è la possibilità di fare un mini bilancio. Come giudichi il lavoro con mister Zaffaroni? No, il lavoro, come sappiamo, si giudica sempre sul campo. E come ha detto anche il mister, per fare un bilancio dobbiamo aspettare ancora delle partite, si fa domenica in domenica. E per ora il bilancio è positivo, però è ancora lunga, molto lunga e speriamo di continuare così. Martina Milia di Lupi si nasce. Ciao Giuseppe, quanto pensi che Cosenza ti possa aiutare a maturare nella tua carriera calcistica? Cosenza è una piazza, di certo non lo scopro io, è una piazza importantissima dove sono passati tanti ragazzi che poi sono esplosi a livello calcistico e spero di fare come loro. Mario Ferrantino fa un riferimento che ti starà sicuramente a cuore. Ciao Giuseppe, ti senti più un esterno sinistro o una seconda punta alla Tevez? E obiettivi personali per questa stagione? Ti dico la verità, mi trovo molto bene in tutti e due i ruoli e credo che mi piace fare sia uno che l'altro, non ho una preferenza, anche perché il mister mi permette di svariare molto, anche a volte di venire sull'esterno, quindi non c'è nessun problema. Com'era il Se ti prosieguo? senti hai obiettivi personali. Obiettivi personali innanzitutto è fare bene di squadra. Sembra una frase fatta, ma il singolo è vero che viene fuori quando la squadra fa bene. Quindi prima pensiamo a far bene di squadra e poi gli obiettivi personali verranno. Pippo Gatto, qualità indiscusse le tue, un'ottima intesa con i compagni. A volte però, come tutti gli attaccanti, ti piace finalizzare a scapito di compagni meglio piazzati. Non pensi che c'è da migliorare su questo aspetto? Sì, ovviamente c'è da migliorare su tutto e no, se non la passo è perché se in certe occasioni non l'ho data a chi era piazzato meglio è perché pensavo che la mia scelta era più giusta, però ovviamente devo stare più attento. Alessandro Storino Cosenza Channel, in quali caratteristiche tecniche pensi dover migliorare per poter essere decisivo e dove invece pensi di essere già a buon punto nella tua crescita? No, io credo che c'è sempre da migliorare. E credo di migliorare ovviamente con il piede debole e molte altre cose che il mister mi fa riferimento ogni giorno. Spero di migliorare prima possibile e poi ovviamente le mie qualità sono il dribbling, la velocità e creare superiorità numerica.
Danilo Perri, in allenamento e in partita hai evidenziato giocate da funambolo, per alcuni versi più vicine al futsal. Hai praticato il calcio a 5 oppure sono doti apprese giocando con gli amici per strada o ancora negli anni della scuola calcio? Sì, no, non ho mai giocato a calcio a 5. Sì, gioco da quando sono piccolo, avevo iniziato a giocare che avevo 5 anni e sono approdato alla Fiorentina che ne avevo appena 9. Quindi la scuola calcio è stata importantissima e fondamentale per la mia crescita. Ho imparato molto lì in quegli anni, più di 10 anni di Fiorentina mi hanno aiutato a crescere, poi arrivando al Genoa ancora di più, e ho imparato tanto. Quali sono i tuoi interessi al di là dell'ambito professionale? I miei interessi... Al di là dell'ambito professionale, del calcio, cosa... Il calcio... Io penso sempre a giocare, mi piace, tutti i giorni guardo partite, mi piace seguire molto il calcio e oltre al calcio, il calcio. Sogni di vestire una maglia in particolare durante l'arco della tua carriera? Ho sempre sognato di giocare nel Barcellona e questa è la verità. C'ho anche una foto che ero piccolino, che la mia prima maglia è stata quella, forse da lì... È iniziato che mi è sempre piaciuta quella squadra. Il rosso-blu c'è, speriamo, è un sogno davvero incredibile, però ora siamo qua e pensiamo qui. Grazie Giuseppe. Grazie a voi.